Dopo Propatria e Casatese, anche la Solbiatese ha scelto Sondalo per la sede del ritiro in vista del prossimo campionato di eccellenza. Il motivo è presto detto, lo vedete da queste immagini, di fatto la cittadella dello sport che ha creato il comune valtellinese è perfetta con i suoi 1000 metri di altitudine per preparare la prossima stagione, una stagione lunga e difficile, e poi per fare gruppo, creare quell'amalgama che insomma è importantissimo anche per arrivare lontano. Lo sa bene Emanuele Domenicali, tecnico della Solbiatese, lo scorso anno arrivato in corsa, che in questa stagione parte dall'inizio, parte proprio da qui dopo i 3 giorni di allenamento al Chinetti di Solbiate Arno per dare il via a una stagione che vuole essere ambiziosa in casa nerazzurra. Sulle basi dell'anno scorso la società si è mossa sul mercato, sono stati individuati dei giocatori per ricoprire i punti che noi pensavamo se non deboli, perlomeno per migliorarli, perché comunque tutti hanno fatto bene l'anno scorso, e quindi dall'inizio è chiaro che è sempre meglio partire dall'inizio, perché così non si perde tempo, perché quando si subentra non c'è proprio tutto il tempo che si vuole per passare le proprie nozioni, le proprie idee di gioco, mentre invece dall'inizio c'è questa possibilità che è molto importante, anche perché pronti via non abbiamo l'assillo delle partite che contano. Abbiamo fatto i primi 3 giorni a Solbiate, oggi siamo arrivati qui a Sondalo, avremo una settimana davanti di lavoro, di doppi allenamenti, e direi che questo è un momento molto importante della stagione, perché è qui che si mettono un po' le basi poi per tutto quanto, dove ci sarà un'intesa sempre maggiore da parte dei ragazzi, sia sul campo che fuori dal campo, in modo da formare innanzitutto un gruppo importante, un gruppo che voglia ottenere l'obiettivo che tutti quanti vogliamo ottenere, e poi lavoreremo sicuramente parecchio sul campo per dare un'impronta per quello che sarà poi la nostra fisionomia di gioco. Non potevamo non intervistarli insieme, Dennis Scapinello e Giuseppe Torraca. Insomma, il capitano riparte da quel suo colpo di testa nella sfida contro il Club Milano, tanta voglia di rivalsa, tanta voglia di vincere, voglia di divertire e divertirsi. Sicuramente la società ha investito per rinforzarsi rispetto comunque all'anno scorso, e già dai primi allenamenti si capisce che c'è entusiasmo, cioè sicuramente voglio far bene. Adesso poi dopo vincere, come sappiamo, non è facile, però sicuramente lotteremo per questo. Secondo me è la base proprio del gioco, divertirsi, perché se ti diverti poi ti esce tutto più facile. La musica, sia che vinceremo e speriamo che perderemo poco, ma ci sarà comunque. Bomber, la foto in cui guardi il tuo capitano con gli occhi quasi da innamorato, insomma, ha fatto breccia nel cuore dei tifosi, tanti like sui social, e insomma, già una richiesta di assist in vista della prossima stagione. Ma voglio dire, è il suo lavoro come era il mio, quindi, cioè, se non sono innamorato io di lui, chi lo deve essere dopo 3 anni? Sono qui da 3 anni, non mi pongo obiettivi personali, vogliamo fare tutti, penso tutti e due, tutti e 30, il bene della società, poi gli obiettivi personali passano in secondo piano. Tra i volti nuovi spicca quello di Alex Romano, che di fatto torna a Solbiate, ai tempi era un under, adesso è il senior per eccellenza di questa squadra, insomma passano gli anni ma non la voglia di vincere, e ora di essere uno dei leader del gruppo. Ero stato qui nella regola dell'under, ero in Serie D, e ci torno adesso che sono il più vecchio della rosa, quindi sono cambiate un po' di cose, però la voglia è la stessa secondo me, e niente, proverò a fare quello che sono riuscito a fare a Voghera. Comunque l'avevo lasciata in D, sono tornato in eccellenza e siamo tornati in D, chi lo sa, ci proviamo e vedremo. Dai. Penso che la squadra che è stata allestita dimostri che comunque si voglia alzare l'asticella rispetto all'anno scorso, essendo arrivati i terzi, sono 2 posti davanti, quindi ci proviamo, dai. L'importante adesso è comunque creare subito il gruppo e lavorare bene, fare fatica, perché comunque siamo in ritiro, e poi vediamo quando si comincerà, dai. L'anno scorso non solo gol, ma tanto anche aiuto alla squadra, anche in questo, diciamo, c'è stata un po' di evoluzione di Alex Romano. Ma sì, penso che sia anche un po' normale, un ragazzo di 20, 21, 22, 23 anni guarda più ai propri numeri, ecco. Man mano che si cresce bisogna anche guardare alla squadra e al risultato, diciamo, più di squadra che personale. Non tralasciando chiaramente quelli che possono essere i propri numeri.
Diciamo che alla mia età mi metto anche tanto al servizio di ragazzi più giovani per cercare di carpire io qualcosa da loro, ma anche di trasmetterlo, perché io ho avuto la fortuna da giovane di avere gente che mi ha trasmesso tante cose e mi piacerebbe, quando incontro ragazzi giovani, quando poi ci si saluta, di lasciargli qualcosa di me. Bene, allora auguriamo anche alla Solbiatese una buona preparazione in vista di una stagione che vuole essere ambiziosa. La società della presidentessa Silvia Gatti, del vicepresidente Emanuele Pivette e del direttore generale Carmine Gorrasi ha allestito una squadra che vuole competere ai piani alti e, come dice uno di questi tre, è cominciata la cavalcata.